Allora, volevo dire qualcosa su un attore ormai, diciamo, anziano, però che è stato un protagonista, un attore europeo, un grande protagonista nella storia del cinema, soprattutto europeo, cioè su Alain Delon. Non so come mai mi è venuto così di dire qualcosa di lui, una cosa che mi frullava già da un po' di tempo, qualcosa di diverso, cosa potrei io dire? Aggiungere su Alain Delon. Si sa dei suoi inizi, si sa viso perfetto, viso da Latin Lover, considerato uno dei sex symbol del cinema, un sex symbol in generale, mirato da tante donne. Mi ricordo che mia zia, donna già sposata, che aveva figli già grandi, così nel suo negozio le vendeva appunto, aveva una piccola oreficeria. Mi ricordo che teneva attaccato al muro un poster con una foto di Alain Delon, nonostante fosse già, non fosse più una donna, una ragazzina, già una donna ormai matura, eppure teneva un poster di Alain Delon, mi faceva sorridere, no? Però almeno lei non si, nonostante tu, non si vergognava della sua passione. Il negozio un po' di Alain Delon piaceva. Ecco, diceva, ah, per lei il massimo, si diceva Alain Delon, ah, massimo. Ecco. E che dire di lui? Ha avuto un'infanzia dura, viene da una famiglia separata, poi nella gioventù, in gioventù ha svolto anche diversi attori, ha vissuto. È stato dato in adozione, ha vissuto famiglia adottiva e quindi ha sofferto, prima di arrivare, prima di essere riconosciuto un grande attore, una star del cinema francese, ma in generale del cinema. È diventato anche produttore. Mi ricordo una cosa simpatica di lui. Era amico, io sono anche una madre del pugilato, un amico di Carlos Monzon, grande pugile peso medio che Alain Delon gli aveva organizzato in Francia negli anni 70, primi anni 70, degli incontri di pugilato. E mi pare che lui Monzon aveva sedotto una delle sue fidanzate, una sua fidanzata del tempo, non ricordo più quale fosse, e un giorno gli aveva confessato, mi ha detto, guarda che io ho avuto una relazione con tua ragazza, tutto il resto, anche un'attrice famosa, non so se era Romy Schneider, non lo so, non so. Bellissima la risposta di Alain Delon, una risposta di classe in questo caso, che aveva detto, vabbè, ma non importa, tanto siamo amici, no? L'importante è essere amici. Grandioso, non ha fatto scenate e tutto il resto. Siamo amici, no? Quindi abbiamo condiviso anche questo. Un mito. E ho saputo un aneddoto su di lui. Una volta ho girato qualche anno fa, ho partecipato a un videoclip in un nightclub qua a Milano. Non dico il nome per non fare pubblicità e tutto, però quei nightclub di notte come Internews, quelle che ballano al palo, si va a fare un videoclip. Il proprietario, che mi considera, lo vedevo un po' come un popon, ecco, perché c'era lì vicino anche delle ballerine che si esibivano, gli era venuta lì vicino e diceva, ah, vieni qua, micetta, ti compro una pellicetta, dai, ti compro una pellicetta. Sembrava come il classico uomo, appunto un popò, no? Che compra le cose, fa i regali così, regali vistosi alle donne, come un uomo un po' della mala, ecco. E parlando con lui dopo mi ha preso in simpatia, ah, tu sei un attore così cosa, ah, ha detto io conosco, sono amico di Alain Delon.
anzi, ogni tanto vado in Francia, lo vedo, però lui sta male, depresso. Perché? Depresso perché non accetta di essere vecchio, di invecchiare, non accetta questo, di veder perdere con un bell'uomo, naturalmente, anche se adesso, fra poco il suo compleanno, compie 87 anni, non accetta il tempo, non accetta di essere invecchiato, non accetta di essere quello che non è più. Allendeno stesso, tante volte leggo che non si riconosce più in questa società, non riconosce più i valori di questa società, non ci sono più le persone che conoscevo, i valori di un tempo, tutto questo mondo ormai non ha niente da offrirgli e non vede l'ora di andarsene perché ormai non ha più, non lo interessa più niente. E sono arrivato a una conclusione triste, ho detto come mai un attore così grande, così bello, che ha avuto tutto, deve morire infelice, infelice perché non ha capito forse il senso della vita, che siamo di passaggio e che la vita è fatta di fasi, è importante vivere con felicità tutte queste fasi, capirlo, no? Dentro di noi questa cosa. La bellezza va, la ricchezza va, l'ammirazione va, però uno deve essere in pace con se stesso e capire che è un fluire delle cose. Se poi uno è credente, meglio ancora, perché vede questa unione, l'incongiungimento con... perché è cristiano, sono cristiano per esempio, parlo per me, con Dio, sono credente, con Dio. E quindi un grande attore, però uno deve essere veramente grande attore, però deve essere anche grande uomo. Ecco. Triste quindi che arrivare 87 anni, aver avuto tutto ed essere insoddisfatti. Invece, quando uno è vecchio, deve essere sazio di vita. Come diceva Leonardo da Vinci, se uno ha vissuto bene la vita e ha avuto giorni pieni e sazio di giorni, allora avrà una vecchiaia felice. Se uno ha vissuto bene la giovinezza di lavoro, con soddisfazioni e tutto il resto. La saggezza, ecco, la saggezza è la cosa più importante, capire che anche se doloroso, che tutto un inizio e che tutto ha una fine. E spero che Delon trovi conforto, spero nella fede in qualcosa, perché un così grande attore è triste che, diciamo, nel tramonto della sua vita non veda l'ora di andarsene perché ormai non lo interessa più. Un abbraccio a lei.